Ciao, ciao, buongiorno. Siamo pronti per vedere questa prima giornata di prove a Imola in Formula 1. Quindi vi ricordo subito l'appuntamento per la prima sessione alle 13:30 su Sky, su Now, assolutamente ovviamente da non perdere. E sarà una giornata molto molto interessante perché andremo a capire la bontà del pacchetto aerodinamico della Ferrari. Ribadisco, per cronaca, raccontato il fatto che la Ferrari porta un importante pacchetto nuovo aerodinamico. E poi noi per primi abbiamo sempre detto: aspettiamo, calma, vediamo se e come funziona questo pacchetto. Dicendo che dovesse funzionare, ci aspettiamo una bella bagarre. Ricordiamo che Imola è una pista, se guardiamo le caratteristiche delle macchine quest'anno, per eccellenza per la Red Bull. Questo non vuol dire che il risultato è già scontato. Vediamo le prove libere, vediamo poi come andrà la qualifica e soprattutto aspettiamo di vedere bandiera scacchi, anche perché il meteo continua a essere molto ballerino. Passiamo da cielo pulito sulle previsioni per domenica a lampi, fulmini, tuoni e temporali con acquazzoni tremendi, ad esempio ieri pomeriggio. Quindi è incerto sicuramente per la gara domenica. Dopo le prove libere andremo a valutare se per gli altri o magari per la stessa Red Bull è necessario avere una gara pazza con la pioggia, oppure se è meglio, in genere per chi porta degli sviluppi è meglio, avere una gara regolare su asciutto. Gli sviluppi delle Ferrari, ne abbiamo già parlato, hanno fatto veramente un grande lavoro: l'ingresso delle pance, ristretto, il cofano motore, le aperture del cofano, i bazooka non a livello della Red Bull come grandezza sul posteriore. Quello che la Ferrari ha fatto è stato mettere subito in virtuale le soluzioni presentate dalla Red Bull nel giorno della presentazione. Quello che hanno visto è che fare delle forme uguali alla Ferrari non dava questo vantaggio. Quindi hanno studiato le loro soluzioni, però prendendo anche spunto da quello che si vede in giro, non solo dalla Red Bull, ma anche dalle altre scuderie. Con la programmazione nel tempo sono arrivati a portare questo pacchetto a Imola. Adesso vedremo se funzionerà. Quello che possiamo dire è che deve, ovviamente, per il futuro prossimo della Ferrari funzionare, e anche della Formula 1 in generale, ma anche per il futuro più avanti, perché dovessero McLaren e Red Bull, poi magari aspetteremo Mercedes, però riuscire a mettersi al passo con Red Bull, allora sono buone prospettive non solo per questa stagione, ma anche per la prossima stagione, visto che tutti sono già un po' più concentrati sul nuovo regolamento che dovrebbe essere deliberato a giugno. Ci aspettiamo una grande bagarre, dovrebbero essere tutti molto vicini, quindi la differenza sarà sottile. Sarà necessario, da parte dei piloti, fare dei giri ottimi in qualifica per ottenere la posizione di partenza più avanti possibile. Poi chi farà la pole position lo scopriremo. Già qualche indicazione l'avremo dalle genere, qualche importante indicazione l'abbiamo dalle sessioni di prove libere. Imola è sempre spettacolare: spettacolare arrivarci, spettacolare l'atmosfera, spettacolare l'ambiente, spettacolare la consapevolezza della storia che è transitata da Imola, il fatto che ha ospitato un Gran Premio d'Italia, il Gran Premio di San Marino, il podio senza gioia quando vinse Schumacher dopo la pole position, quando entrambi i fratelli Schumacher volarono in Germania per la scomparsa della mamma, poi l'attesa a capire se, insomma, se sarebbero tornati per disputare il Gran Premio. Schumacher ha vinto, è un podio senza gioia. Ovviamente parliamo del 1994 con l'incidente di Rubens Barrichello, un weekend assolutamente drammatico e tragico, con la scomparsa di Ratzenberger il sabato, con il via del Gran Premio la domenica con l'incidente in partenza, detriti, gomme che volavano ovunque, feriti in tribuna.
e poi la tragedia e la scomparsa di Ayrton Senna. Ayrton Senna che è stato commemorato il 1º maggio, così come Ronald Ratzenberger il 30 aprile, commemorazioni che continuano anche in queste giornate. Abbiamo visto quella di Sebastian Vettel, la corsa per Ayrton e per Ratzenberger con la maglietta e con questo polsino che Sebastian Vettel ci ha consegnato, ci ha distribuito, io porto con molto orgoglio questo braccialetto con la gomma di Donington, Giro degli Dèi, fatto da Moncrief con la famiglia Senna, la gomma di Ayrton Senna. E quindi abbiamo visto i piloti tutti coinvolti, i piloti che avranno sul loro monoposto l'adesivo in memoria di entrambi i piloti. Porteranno la balaclava chi vorrà, perché sappiamo anche che sono indumenti, la balaclava è quella che si mette sul casco, molto personali, però ecco, dopo 30 anni è come se Senna fosse nel paddock. Ieri è stata presentata anche la Ducati dedicata a Ayrton Senna, e in quel momento è arrivata un'acquazzone incredibile. C'era la nipote di Ayrton, Bianca, e ci raccontava com'è incredibile che a quasi tutte le commemorazioni di Ayrton, nel momento della commemorazione, piove. Ieri, nel momento di questo svelo, è venuta un'acquazzone incredibile, finito, tornato il sole. Siamo andati a fare questa corsa, la corsa per Ayrton, con Sebastian fino al tamburello, e ha iniziato a piovere in modo incredibile. Finita questa commemorazione è tornato il sole. Io non so se credere a queste cose, certo è quando ce lo raccontavano, poi la pelle d'oca e i brividi ti vengono. Imola è sempre speciale, Imola ha qualcosa di speciale, è nel cuore della nostra Italia, è nel cuore della regione che è il cuore pulsante della nostra Italia, per quella che forse ci mette d'accordo tutti. Con l'emozione, l'accoglienza, l'ospitalità, è sempre bello venire qui, è sempre bello trovare un sorriso quando vai a cena, è sempre bello trovare gente sorridente, che sia a Imola, che sia in giro per il mondo. E io ho vissuto un po' di edizioni da tifoso, sono venuto ai test, a volte entrando di nascosto. Ricordo in particolare, però, anche perché ero con un amico che non c'è più, Andrea, quando siamo venuti a vedere il Gran Premio, c'era una pioggia torrenziale, siamo andati alla Rivazza, alla Collina della Passione, e eravamo nel fango più totale, credo di averci messo una settimana a togliere il fango. Però ecco, forse i tempi sono anche cambiati, perché adesso appena c'è una pozzanghera di fango si urla allo scandalo, all'organizzazione. Mentre io mi porto nel cuore soprattutto quella giornata, perché ti ricordi che è stata un'avventura incredibile, scivolavamo giù dalla collina nel fango, non c'erano ancora i seggiolini posizionati come adesso nell'erba. Eravamo veramente tutti marroni. Poi in quell'occasione abbiamo fatto anche una foto con Osio, Melli, che erano i grandissimi giocatori di quel Parma che era l'Atalanta forse di oggi. E la cosa bella è che non c'era il cellulare, no? Si faceva il selfie. Abbiamo chiesto a uno che era lì con loro di farci la foto, e questo uno che era lì con loro, noi non l'avevamo riconosciuto, era Biagio Antonacci. Quindi abbiamo questa foto con Ozio, con Melli, e la foto ce l'ha fatta Biagio Antonacci. Va bene, siamo pronti per vivere questo weekend, spero che su Sky e su Now ci divertiremo insieme, e vediamo. È un interessante video per la Ferrari, per la Formula 1 e per il Mondiale, per vedere se possiamo viverla tappa per tappa e soprattutto anche in ottica 2020. Ciao, ci vediamo dopo su Sky e su Now.